Vittoria della Franciscana, quindi significa che sono ufficiali questi playoff. Complimenti ragazzi, d'altronde se a inizio stagione tutti lo dicevano, questi Franciscana avrebbero raggiunto facilmente questi playoff perché la squadra quest'anno c'era. Sì, no, diciamo che forse appunto è la squadra della Serie A più forte e più completa. Sì, mi sembra che anche tu l'avevi detto in un'intervista. Forse l'ho detto nelle prime partite che mancava soltanto un po' di come si dice, armonia, di condizione, di conoscenza degli ultimi giocatori, perché Marco doveva ambientarsi e dalla partita che ha fatto oggi si è ambientato direi alla grande. Lo stessa cosa a Bruno, le prime partite ha avuto un po' di difficoltà perché giustamente non ci conoscevamo, però se tu ci fai caso e vai a vedere le partite, al di là della partita con gli Spurs, diciamo la partita con gli Space Jam, che vabbè sono i primi in classifica, sono i detentori del titolo, quindi ci può stare, anche se abbiamo perso 3-2 di un gol e l'hanno vinto alla fine, noi comunque siamo andati sempre diciamo crescendo, siamo stati più o meno regolari. Super Cirino, saputo Super Cirino. In alcune partite abbiamo lottato fino alla fine, abbiamo raggiunto il pareggio, vedi Porto Palo, vedi la settimana scorsa, credo abbiamo pareggiato pure. Poi il Rosenborg, il Rosenborg sono punti importanti. Quindi punti importanti. E oggi esci da fiducia, diciamo, sì, per il playoff. Sì, sì, sì. Playoff già, diciamo ancora, vi state facendo qualche calcolo per sapere chi incontrare? Sì, diciamo che voi avete qualche preferenza? No, perché i playoff poi al di là del girone, che sono comunque partite dove c'è relativa tranquillità nelle partite, poi il playoff è una partita secca dove può succedere di tutto, perché certe volte può succedere che ogni tiro che fai alla porta entri, oppure viceversa non entri dentro di voi, quindi sono partite secche e partite dove possono succedere tantissime cose. Vediamo di farcela superare il playoff. Finale. Preferenze non ce ne sono, guardavamo la classifica solo per capire in che posizione. Una curiosità a volte. Sì, diciamo, gli Elfish non siamo riusciti a raggiungerli perché oggi ci servivano 3 punti in più di loro e ne abbiamo fatti soltanto 2-6. 2-8. Però con la tripletta di 2-6 in più di loro. Si è fatto ammonire il pollo, era squalificato e salta il playoff. Aia. Però se non si fa ammonire quello entra praticamente con tutta la palla dentro la porta. Quindi direi che. Una ammonizione diciamo forzuta. Sì, diciamo, sì, sì. Forzata. Hai messo 50 centesimi a fondo cassa. Forzato, non lo so. Mi dispiace, comunque sosterrò i miei compagni ovviamente perché la partita è troppo importante e mi auguro di giocare la semifinale. Una cosa positiva, sinceramente pensando, c'è che sicuramente non arriveremo ottavi, quindi non possiamo incontrare la prima. Quindi già questo è un, tra virgolette, un forse piccolo... ci riesco di rincontrare di nuovamente gli Elfish. Eh sì, piccolo questo rischio. Se più... vincono i Portopalo e vincono i Portopalo e gli All Blacks, siamo sesti e quindi di conseguenza giocheremo di nuovo con... Veloci! Va bene ragazzi, allora godetevi questo momento, ci vediamo sabato prossimo per le fasi, mercoledì per le fasi finali. Ah, ma vabbè, io te lo dico. Alla prossima. Ok, ciao.